Allora Marco, la commissione, considerato il curriculum degli studi da te compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 per l'autorità conferitami dal magnifico rettore. Ti proclamo dottore in scienze dell'educazione e della formazione. Con grande auguri. Auguri, auguri, auguri. Data 20 aprile 2021, Marco Russo, cerignolano di quasi 23 anni, si è laureato alla triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione a pieni voti e perfettamente in corso. Marco ha portato una tesi dal titolo I Romani e la diversità, trattando il tema della diversità partendo dall'antica Roma e arrivando fino ai giorni nostri. Buongiorno, ringrazio la professoressa Tedeschi e tutta la commissione per avermi dato la parola. Nella mia tesi ho analizzato come il significato di diversità si è evoluto nel tempo e come l'uomo si è approcciato alla diversità. L'obiettivo è dimostrare come nei secoli la diversità è stata vista con pregiudizio, cioè giudizio senza conoscenza, dimostrare come, nonostante siamo tutti diversi, il diverso è sempre stato considerato negativo e inferiore. Marco si è laureato presso l'Università degli Studi di Foggia con impegno, dedizione, costanza e con grande supporto da parte della famiglia, dei colleghi e dell'ambiente universitario. Benvenuto nel club degli educatori. Adesso ti potrei chiamare anche dottore, collega, ma in realtà quello che conta è la parola amico, che è la cosa più bella. Tu sei stato capace di regalarci momenti bellissimi e soprattutto strapparci dei sorrisi. Ciao, dottore. Io sono molto contenta di averti conosciuto, di aver conosciuto un ragazzo brillante, volenteroso, allegro, ma soprattutto determinato come te. E quindi ti auguro di continuare ad avere sempre la stessa determinazione perché ti porterà lontano. Un abbraccio. Marco è un ragazzo autistico, ma non è questo il punto. Il punto è che ha concluso la sua esposizione della tesi dando una lezione di vita a tutti, trasmettendo un messaggio molto importante, e l'ha fatto con tutto se stesso, arrivando dritto ad ogni interlocutore. In conclusione possiamo dire che siamo tutti diversi nel mondo, c'è uno uguale all'altro. La diversità è bellezza, bellezza di essere unico, originale, però purtroppo ancora oggi alla diversità si dà un significato negativo. Se la società desse alla diversità un significato positivo, il diverso sarebbe visto come un valore, una risorsa, ma non più un peso per la società. Quindi è necessario continuare una educazione alla diversità basata sullo scambio empatico e culturale. Fin da piccolo l'uomo va educato ad aprirsi e scambiare le proprie risorse con gli altri. E solo così possiamo aprire i nostri orizzonti e uscire da quella chiusura mentale che obbliga l'uomo all'ignoranza per i disabili e per la diversità in generale. Grazie dell'attenzione. Al di là della soddisfazione enorme del voto finale, l'importanza di quello che ha espresso va ben oltre il percorso universitario. Parla di educazione alla diversità, di discriminazione, di pregiudizio e lo fa con grande forza e sicurezza. Il primo passo verso un mondo migliore sicuramente parte dalla sensibilizzazione e Marco ha dato e continuerà a dare un forte contributo come uomo e come educatore. Bravo Bernardo! Sei stato bravissimo! Auguri Marco! Marco! Dottore! 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 Dottore!